La sintesi migliore della partita la fa il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, che a fine gara dice: oggi il Pisa ha avuto un culo da paura. Nella sua crudezza e semplicità è la fotografia esatta di questo Teramo-Pisa, una partita che i biancorossi avrebbero meritato di vincere, hanno rischiato di perdere e alla fine sono riusciti a pareggiare. Una risposta però l'ha data. Questo Teramo merita di stare lassù, nelle zone nobili della classifica, e giocarsela fino alla fine. Primo tempo biancorosso da stropicciarsi gli occhi. Dopo 8 minuti la Padula rischia di sorprendere Pelagotti di testa, ma la palla termina di poco alta. La risposta del Pisa arriva a stretto giro di posta con Floriano che conclude fuori. La gara sonnecchia per un po' e si riaccende a cavallo della mezz'ora. È il 28esimo quando Donnarumma calcia da dentro l'area e fa esplodere il Bonolis, segnando un gol che però viene annullato dall'arbitro per un fallo commesso all'interno dell'area pisana. Il Teramo insiste e su corner di Di Paolo Antonio Speranza colpisce di testa, ma Pelagotti respinge. La replica è di Armà, che gira in aria su un cross dalla destra, ma la palla si perde di poco sul fondo. Poi il Teramo ha una di quelle accelerazioni che lo caratterizzano e che spesso decidono le partite. È il 39esimo quando da calcio d'angolo si accende una mischia incredibile all'interno dell'area pisana. Il Teramo tira a ripetizione e nell'ordine arrivano un salvataggio sulla linea, una traversa e una parata del portiere. I biancorossi capiscono che è il momento e al 40esimo hanno l'occasione buona per passare. L'arbitro vede un fallo di Mandorlini su Scipioni al limite dell'area. L'assistente segnala dentro e allora è calcio di rigore. Proteste infinite nero-azzurre e quando Donnarumma calcia sono passati circa 3 minuti dalla concessione. L'errore è quasi scontato, conclusione debole e Pelagotti respinge. I biancorossi non si danno per vinti allo scadere di tempo e la Padula a impegnare Pelagotti su punizione. L'avvio di riprese è sulla falsariga del primo tempo. Dopo 19 secondi è la Padula a provarci da dentro l'area, ma Pelagotti è pronto. Il Pisa reagisce e al terzo Floriano fa correre un brivido ai tifosi del Teramo, calciando da dentro l'area di rigore sul fondo. Si va avanti sul filo dell'equilibrio, ma al 28esimo accade quello che non ti aspetti. Il Pisa passa in vantaggio. Errore del Teramo sulla tre quarti, costa lo spazio per inserirsi e pescare Armà in area teramana. Il tocco del bomber pisano è di quelli che non perdonano. Vivarini prova a pescare il jolly dalla panchina e l'operazione riesce. Dentro Bucchi e Di Matteo al posto di Donnarumma e Masullo. Il Pisa si rende pericoloso con un colpo di testa di Armà, ma poi è il momento di Di Matteo e Bucchi. Prima mettono la Padula in condizione di calciare, la traversa dice ancora una volta di no al Teramo. Poi quando tutti pensavano che la porta nerazzurra fosse stregata, Di Matteo pennella per Bucchi che da bomber vero di testa insacca. Il pareggio è meritato, il Pisa prova a rispondere, la Padula tiene sul chi va la Pelagotti, ma alla fine è 1-1. Un favore all'Ascoli? Forse, ma il campo dice che fino alla fine i giochi resteranno aperti.